Con l'ottavo altare minore concludiamo il nostro viaggio dei santi dell'abbazia. È dedicato alla santa più amata dai bambini e lo notiamo nella sua semplicità. Presenta ancora alcune reminiscenze tardo-barocche, ma rivedute e composte in una chiave stilistica più tarda. Il tutto, dalla mensa alla divaricazione delle colonne che vedete, al doppio timpano con il cartiglio inserito e i due angeli posto in alto, ci porta agli ambiti del monumentale sepolcrale. Al centro la pala, che si trova in condizioni, come potete vedere, davvero critiche, è anch'essa dell'inizio del Novecento. E rappresenta, dicevo, la santa più amata dai bambini, Santa Lucia, che è davanti al processo, davanti al magistrato romano, nel processo che la porterà alla condanna a morte. Santa Lucia è nata a Siracusa nell'anno 283 circa, da una ricca famiglia. Lucia si trova orfana di padre già da giovane e viene promessa in matrimonio a un romano patrizio. La madre di Lucia però è gravemente ammalata e, nonostante le costose cure, non riesce a guarire. Lucia e sua mamma Eutichia sono molto credenti. Durante un pellegrinaggio al sepolcro di Sant'Agata la invocano in preghiera affinché aiuti la donna a sconfiggere la malattia. E mentre Lucia è in preghiera, viene assorta in una visione. Sant'Agata le appare dicendole che lei stessa può aiutare la madre a guarire. Le preannuncia inoltre che un giorno lei sarà patrona della sua città, Siracusa. Al ritorno dal pellegrinaggio, Eutichia guarisce e la futura Santa Lucia decide di dedicare la sua vita al Signore. Così comincia a distribuire tutte le ricchezze che possiede ai poveri e ai bisognosi che incontra. E il suo promesso sposo, indispettito per il rifiuto, la denuncia come appartenente alla religione cristiana. Proprio in quel periodo l'imperatore Diocleziano emana i decreti che autorizzano la persecuzione dei cristiani. Lucia viene quindi catturata e processata. Ma davanti ai suoi accusatori sostiene con fierezza di essere cristiana. Il proconsole allora minaccia la donna di mandarla tra le prostitute. Ma Lucia gli tiene sempre testa con le parole della Sacra Scrittura senza alcun cedimento. La donna è così decisa che riesce a mettere in difficoltà il magistrato di Siracusa, Pascasio. Per piegarla, allora non resta che sottoporla alle torture. E nella sorpresa generale Lucia esce indenne da ogni ferita. Rimasta miracolosamente illesa da crudeli supplizi, profetizzò l'imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per la Chiesa. Dopodiché morì con un colpo di spada in gola e venne devotamente sepolta nelle grandi catacombe cristiane di Siracusa. Dall'alto Medioevo in poi la devozione popolare invoca Santa Lucia come protettrice della vista, per questo viene raffigurata con gli occhi sul piatto e con lo sguardo al cielo. E il nome di Lucia sappiamo che deriva dal latino lux, che significa luce. Il 13 dicembre del 304 Santa Lucia muore, come vi ho detto, e il suo martirio viene conosciuto subito in tutto il mondo. Santa Lucia diventa così patrona di Siracusa, protegge le malattie della vista, gli oculisti, i ciechi e anche gli elettricisti. La festa liturgica ricorre il 13 dicembre, la data della sua morte. Quando facciamo visita nella nostra chiesa abbaziale, fermiamoci un attimo nel primo altare di sinistra, davanti a Santa Lucia, perché ci aiuti a vedere e interpretare ogni avvenimento con gli occhi della fede.